Buonasera, amici di Focus 3.0, ben ritrovati. Buonasera Enrico, grazie per la regia e perché queste copertine entusiasmanti, io non le vedo mai in anteprima, e le condivido con voi, veramente carine, grazie, grazie dal profondo del mio cuore. Questa sera affronteremo un argomento magico, un argomento di cui si sono dette ultimamente un po' di sciocchezze perché viene demonizzato. Io invece adoro questo astro nel cielo. Come adoro Monsieur Marchesi. Buonasera Fabio, ben trovato. Buonasera Samantha, buonasera Enrico, buonasera a tutti. Che bello averti qua, Fabio. Averti è un pezzo di cielo. No, Allora. mi è piaciuta molto la sigla sulla luna, no? Che è sempre associata ai film dell'orrore, insomma. Sì, alle streghe. E poi tu avevi un audio un po' strano, si sentiva qualche rimbombo, non lo so, io, vabbè, comunque mi piace Qualche spiritello con noi, va bene, questa tutto può essere. Allora, Fabio, questa sera tutti conoscono il grande Fabio Marchesi, conoscono la tua Fisica dell'anima, che è stato un libro che mi ha aiutato molto in età fanciullesca, non solo a me, riconoscono l'importanza che tu dai alla gratitudine, tutti i tuoi lavori, corsi, i tuoi video. Insomma, Fabio è enciclopedico. I tuoi studi su Giordano Bruno, su Cartesio, però stasera con te volevo fare in modo particolare un focus sulla Luna. Primo perché noi tendenzialmente non contempliamo più gli elementari della natura, siamo un po' persi nella nostra routine, mentre io adoro il fatto che tu hai ridato splendore a questo astro così importante. Permettimi così femminile, perché la luna è un archetipo del femminile e chissà cosa nasconde del maschile. Ora lo lascerò dire a te. Quindi mi piacerebbe sapere da te, Fabio, quando hai incontrato questo astro così magico, cosa rappresenta per te e perché abbiamo associato questo nome luna e magia, se ti piace, e qual è il tuo senso allora di luna e magia. Prego. Bellissimo, guarda, è un argomento che mi piace tantissimo, infatti ti ringrazio di avermi fatto questo speciale perché io amo la Luna. Allora, in particolare da quando ho fondato l'entusiasmologia, proprio per esprimere il nostro sforzo umano di riuscire ad entrare in contatto con la nostra anima, la Luna è stata subito per me un elemento fondamentale. Proprio come sostegno e come aiuto in questa ricerca. In particolare a me interessa la luna piena. Io organizzo parecchi corsi esperienziali, soprattutto in questi ultimi 4 anni, insomma, che c'è un po' questa emergenza dell'umanità che si è razionalizzata al punto tale da perdere la capacità intuitiva, e la Luna è proprio la maestra della capacità intuitiva. La Luna in generale è proprio l'archetipo del femminile, lo sappiamo, insomma, c'è tutta una simbologia sacra, c'è tutta una letteratura riguardo le caratteristiche della Luna in questo aspetto misterioso, magico. Ecco, mi piace la parola magia, sai che io la amo quella parola, però dobbiamo sempre precisare che qui non stiamo parlando della parola hackerata, moderna, magia uguale trucchi inganni, ma stiamo parlando della magia sacra, quella rinascimentale, quella summa della conoscenza a cui uno scienziato poteva arrivare, che comprendeva il visibile, ma anche l'invisibile, il metafisico, il fantastico, il mitologico. In questo la Luna è proprio la maestra, in assoluto la maestra numero uno che abbiamo. Per me l'esperienza della Luna piena è importantissima proprio perché la Luna piena rappresenta l'archetipo dell'amore pieno tra il maschile e il femminile, che è quello che manca adesso all'umanità, è quello che manca adesso alla gente, alla stragrande maggioranza della gente. Infatti,
Infatti, una volta, per molti personaggi straordinari del passato, almeno tutti quelli che hanno dato un contributo all'evoluzione dell'umanità, sono tutti personaggi che in qualche modo hanno coltivato la loro capacità intuitiva e hanno imparato ad accedere all'assoluto direttamente, intuitivamente, per attingere conoscenza, per attingere saggezza, che è proprio quello che manca adesso all'umanità. E quindi, soprattutto ora, in questo periodo, io organizzo degli eventi dove si fanno delle esperienze di ammirazione, cioè si entra in amore con la luna piena per arricchirsi di tutte le virtù lunari che sono straordinarie, prima fra tutto la gioia nell'incertezza, che è la cosa che manda fuori di testa tutti i razionali che vogliono controllare, prevedere tutto. La luna è proprio la maestra della gioia nell'incertezza, no? La gioia nell'incertezza è quella che apre al possibilismo dove ci sono i miracoli, quindi tutti quelli che non sopportano l'incertezza sono quelli che poi si escludono senza nemmeno rendersi conto dalla loro vita qualsiasi miracolo. Infatti in questo la luna può essere veramente straordinaria come maestra, ma la luna piena, sai che la luna piena è qualcosa di cosmologico straordinario, perché noi siamo di notte, però abbiamo il sole che da dietro illumina con la sua luce, quindi la luce del sole carica di tutte le informazioni e di tutte le virtù solari che sono preziosissime, che riguardano l'emisfero cerebrale maschile razionale in particolare, arrivano sulla luna questi fotoni, in parte vengono assorbiti, in parte vengono riflessi, quelli riflessi si caricano delle informazioni lunari che sono quelle femminili, spirituali, del rapporto con l'invisibile, il mistero, l'incertezza, appunto, e arrivano sulla Terra quindi fotoni ricchi di informazioni sia maschili sia femminili in pieno amore. È per questo che ammirare la luna piena può essere un'esperienza potenzialmente illuminante, proprio perché induce quell'armonizzazione tra i due emisferi cerebrali che è stata compromessa dagli ultimi, in particolare, 300-400 anni di applicazione del metodo scientifico moderno, che ha escluso dalla nostra consapevolezza l'invisibile. Quindi stiamo pagando un caro prezzo di questa razionalizzazione, materializzazione della cultura, dell'educazione, del senso comune, delle notizie, insomma. Quindi da quando si è imposto il metodo scientifico moderno, ecco, ricordiamolo per chi pensa che la scienza sia qualcosa di grandioso, ecco, la scienza nasce da un intento abbastanza banale e abbastanza assurdo, che è quello di conoscere la natura per dominarla e produrre utilità pratica, quindi roba da poter vendere e comprare, no? Quindi già l'idea che c'è qualcuno che pretende di dominare la natura, infatti tutte le follie degli ultimi anni sono proprio il prodotto di questa volontà assurda, no? Come si fa a pensare di poter dominare la natura quando noi stessi siamo il frutto di miliardi di anni di evoluzione della natura stessa, no? E quindi il metodo scientifico moderno, quando è nato e ha imposto quest'idea della realtà estremamente limitante, no? Perché sappiamo che è scientificamente riconosciuto esistente, reale, solo ciò che è osservabile da tutti allo stesso modo, che è ripetibile da tutti allo stesso modo e che è in qualche modo dimostrabile, quindi spiegabile con la conoscenza che c'è già a disposizione. Quindi di tutta la realtà, ecco già questo, ecco, il principio di indeterminazione di Heisenberg più di un secolo fa, insomma circa un secolo fa, ci ha illuminato riguardo questo concetto del nostro rapporto con la realtà. Quindi la realtà non è lì che esiste indipendente da noi, ma noi siamo creatori di realtà e ognuno di noi copartecipa a crearsi la sua.
quindi non esiste una sola realtà che è la stessa per tutti, ma esistono infinite realtà coesistenti in stati sovrapposti dove ognuno di noi ha questo potere divino, come Giordano Bruno diceva, di creazione, cioè noi facciamo collassare, siamo collassatori di funzioni d'onda, quindi siamo creatori di realtà. Quindi il fatto che siamo stati educati all'idea che esiste solo la realtà osservabile, ripetibile e dimostrabile da tutti è la causa della follia dei tempi moderni, secondo me, perché di tutta la realtà che ci circonda, di tutto il possibilismo che ci circonda, secondo me la percentuale di realtà che è ripetibile, osservabile, dimostrabile è proprio una percentuale irrisoria, no? Quindi con un'idea così limitata della realtà è estremamente difficile poter essere felici, ma soprattutto riuscire ad agire in modo costruttivo sulla realtà. Infatti sono tutti in giro depressi, sono tutti in giro arrabbiati, sono tutti in giro che non riescono più neanche a desiderare, perché non riescono a realizzare i loro desideri, perché con una visione così limitata della realtà è praticamente impossibile sia essere felice che essere efficaci sulla realtà. Per cui la luna piena in particolare è straordinaria, proprio perché questa armonia, questo amore che c'è tra l'archetipo del maschile, l'archetipo maschile della razionalità e l'archetipo femminile della spiritualità intesa come rapporto con l'invisibile, mistero e l'incertezza, in piena armonia è una luce informata, potenzialmente illuminante, che in qualche modo aiuta l'individuo che lo vuole, ovviamente, perché se funzionasse in modo passivo saremmo tutti illuminati dalla luna ogni 28 giorni, invece ha un'azione illuminante ovviamente su chi ha un atteggiamento, ha un desiderio di arricchimento e soprattutto ha una volontà rivolta al realizzare qualcosa di straordinario nella sua testa. Quindi la luna piena ha una luce che armonizza l'attività degli emisferi cerebrali e soprattutto va ad attivare quell'organino, quell'organello così importante per noi, che è massacrato dai sistemi di governo degli ultimi secoli, che è la ghiandola pineale. Quindi ormai non stiamo qui a ripetere queste cose, ormai si è visto, si è stravisto che chi ha il potere, l'unico desiderio di chi ha il potere è di avere il controllo di vita e di morte su tutti, e quindi tutte le menzogne che vengono raccontate vengono seguite dall'obbedienza, proprio perché la gente non è più intuitiva, cioè nessuno è più intuitivo, pochissimi sono intuitivi, quelli intuitivi sono quelli che si accorgono di come stanno le cose, quelli non intuitivi ovviamente hanno come fonte di informazione la televisione e i giornali, e quindi lì con l'educazione volta all'obbedienza, e quindi abbiamo visto e sappiamo un poco come si può vivere. Quindi oggi come oggi la luna piena secondo me può rappresentare veramente una svolta nell'evoluzione della consapevolezza umana dell'umanità, almeno di chi lo vuole, perché per le sue caratteristiche è proprio ciò che ci serve in questo momento più che mai prima. Mettere armonia tra la spiritualità, quindi il rapporto con l'invisibile, il mistero, l'incertezza, la razionalità, quindi il rapporto col visibile, il conosciuto, il conoscibile, mettere armonia e soprattutto attivare questa ghiandola pineale, che è questa nostra interfaccia con le dimensioni superiori, che è quella che ci può permettere di accedere all'assoluto, quindi di accedere al vero, quindi accorgerci di come stanno davvero le cose. Sai che io da quando ho iniziato 4 anni fa un po' questa follia a livello mondiale che non mi voglio nemmeno nominare, praticamente quasi tutte le lune piene organizzo degli eventi, dei corsi, delle esperienze, delle meditazioni guidate, proprio per chi vuole finalmente uscire da quella scatola lì dei pregiudizi, del senso comune, degli schieramenti, ho ragione io, ho ragione te, ho ragione loro, ho ragione gli altri, uscire da quella roba lì per entrare in connessione con la nostra anima, che è la prima, che deve tornare ad essere la prima fonte di ispirazione, di gioia di ogni persona.
e quindi un po' bene. Insomma. Fabio, vorrei che tu questa sera mi parlassi della Luna, del suo archetipo, dell'aspetto femminile che ha rappresentato in questo archetipo così importante e del suo lato magico e anche dell'aspetto curativo. Sarebbe un discorso molto lungo da fare qua, anche perché io, insomma, questa cosa qui l'ho affrontata proprio nel mio libro Entusiasmologia, cioè questa questione che sono secoli e secoli di insegnamenti volti a creare sudditi infelici ma obbedienti piuttosto che individui felici e geniali e quindi inevitabilmente disobbedienti alla stupidità che ci governa, insomma. Per cui la Luna ha un ruolo strategico in questo. Sai, sembra che ci siano questo gruppetto che da secoli ambisce ad avere il controllo dell'umanità e quindi tutto ciò che può rendere le persone disobbedienti viene in qualche modo ostacolato. La Luna ha proprio questa funzione qua, quella di risvegliare la consapevolezza umana e favorire la connessione dell'individuo con la sua anima. Quindi la Luna rappresenta l'archetipo del rapporto del nostro essere uomo, esseri che vivono con un sistema corpo-mente relativo in uno spazio-tempo relativo che abbiamo per natura a raggiungere l'assoluto proprio perché la nostra anima è l'assoluto. Con la razionalità che è stata imposta dal metodo scientifico moderno, noi non è che ci è stato detto quando il metodo scientifico moderno ha iniziato a produrre utilità pratica, non è che ci è stato detto col metodo scientifico moderno noi indaghiamo la natura cercando di dominarla per produrre le cose che poi voi comprerete, però esiste una realtà molto più vasta, una realtà invisibile, esiste un assoluto dove c'è l'anima, dove c'è l'intelligenza infinita, dove c'è la divina madre, dove ci sono tutti gli elementali della natura. No, col metodo scientifico moderno ci è stato semplicemente detto che esiste solo quella realtà lì, quella dell'osservabile, ripetibile e dimostrabile, e quindi la Luna per tanti non sanno neanche che cos'è, a cosa serve, no? Pensano, i razionali pensano che la Luna serva solo per regolare le maree, in realtà ha proprio una funzione potenzialmente illuminante dell'individuo proprio per questa possibilità che ci dà. Allora, sai che abbiamo spesso sentito parlare di esperienze di premorte, no? Quando una persona a un certo punto lascia il corpo e poi per cause fortuite ritorna nel corpo, in genere racconta di questa esperienza del tunnel buio con questa luce in fondo, di questa sensazione d'amore infinito e di questa luce in fondo al tunnel che, se poi uno torna nel corpo, non viene raggiunta. Ecco, dal punto di vista metaforico, ma anche proprio dal punto di vista energetico, vibrazionale, informazionale, la Luna rappresenta per me proprio la guida nello sforzo umano di trascendere il relativo per raggiungere l'assoluto, per raggiungere il divino e quindi per raggiungere la nostra anima. E quando una persona raggiunge la sua anima è salva perché innanzitutto diventa felice e la smette di responsabilizzare gli altri della propria felicità o di credere che la felicità possa essere ottenuta semplicemente comprando cose materiali, perché la felicità diventa una vibrazione permanente quando si raggiunge la connessione. Ma soprattutto l'individuo intuitivo non è un individuo ingannabile, non si può ingannare una persona intuitiva, perché grazie all'intuizione noi possiamo potenzialmente accedere all'assoluto, quindi al vero. Con la razionalità e col metodo scientifico lo sappiamo, lo diceva Pop, cioè la razionalità è per definizione falsificabile. Il metodo scientifico è
falsificabile, e questo lo sappiamo, è stato dimostrato. Ogni giorno circa 1000 pubblicazioni scientifiche, ci sono almeno più di 1000 ricerche scientifiche false, quindi fatte con dati falsi, che vengono pubblicate lo stesso e vengono usate poi per guidare le scelte o per giustificare le nefandezze che vengono fatte a livello anche di multinazionali. E quindi c'è un potere occulto che sta cercando di sottomettere l'umanità alla sua volontà, penalizzando la ghiandola pineale delle persone con il fluoro che viene messo nell'acqua, col glifosato che viene messo nel grano, insomma, tutte queste cose di cui non voglio neanche parlare, perché poi se guardiamo il cielo, tu dici giustamente, cioè invece di guardare il telegiornale tu vai fuori e guardi il cielo. Io penso che nel mio libro La luce che cura a un certo punto spiego proprio l'intelligenza della luce che ci arriva dagli astri, cioè la luce che ci arriva dagli astri ha un'intelligenza, quei fotoni lì contengono, hanno delle informazioni che sono intelligenti, sono evolutive. E io avevo proprio coniato il termine di stelloterapia: vai a guardare le stelle e diventi più intelligente, perché quei fotoni lì hanno una saggezza, hanno una sapienza infinita. Poi ricordiamoci l'oracolo di Delfi, cosa diceva: uomo, conosci te stesso e conoscerai la saggezza degli dèi dell'universo. Qual è, come fai a conoscere te stesso? Cos'è che devi conoscere di te stesso? I tuoi organi, il fegato, i piedi, le unghie, le ossa? No, devi conoscere la tua natura divina, devi raggiungere la consapevolezza della tua anima per sapere chi sei davvero. E quando raggiungerai la consapevolezza della tua anima, ti si apriranno orizzonti infiniti e la smetterai di agire come un piccolo essere incattivito. E quindi la luna in tutto ciò ha un ruolo fondamentale, cioè dal punto di vista della magia rinascimentale. Sai, quando basta andare su Google e provare a mettere la parola chiave alchimia, e cioè fare una ricerca per immagini alla parola alchimia, vengono tutta una serie di immagini che rappresentano il procedimento alchemico, quindi la trasmutazione del piombo in oro, ma anche l'elevazione dell'essere bruto in essere evoluto, che parte proprio dall'amore, dalla presenza del sole e della luna in amore, che rappresentano archetipicamente anche i nostri due emisferi cerebrali, che quando raggiungono questa situazione di amore non competitivo aprono l'individuo all'infinito. Quindi ci sono state tolte tutte queste cose. Allora, non è neanche giusto parlare così, come se c'è qualcuno che decide per noi, perché se uno vuole le informazioni le trova, cioè non è che, ovviamente non te le dicono in televisione, non te le dicono nei giornali, cioè televisione e giornalisti ormai l'abbiamo visto, sono i terroristi moderni, sono i mass media, cioè i giornalisti hanno, se sono lì è perché devono essere lì per spaventare la gente, no? Quindi ogni occasione per poter spaventare la gente è buona, e se non c'è viene inventata apposta, perché sappiamo che la paura è proprio l'emozione in particolare che impedisce la connessione dell'individuo con la sua anima. L'emozione che permette, che favorisce la connessione dell'individuo con la sua anima è l'entusiasmo. E se uno accende la televisione o legge un giornale, non c'è neanche un milligrammo di entusiasmo lì dentro, anzi c'è proprio tutto l'opposto. E quindi tra l'aver tolto tutta questa magia, tutta questa conoscenza, tutta questa sapienza che c'era anche riguardo la personalità, riguardo la potenza, riguardo le energie di tutti i sistemi planetari che ci circondano, non solo la Luna, sappiamo che ogni pianeta ha un effetto importante sull'umanità. Ecco, a proposito, cioè adesso io so che Focus è seguito da persone già abbastanza illuminate, però se capita qua un razionale, siccome io sono stato un razionale, ecco, ci tengo a precisare, ecco, faccio una piccola precisazione.
tutto il metodo scientifico moderno si basa su un principio di località, un principio di località che dice che cose lontane non possono avere effetto su cose vicine, che è stato demolito dal premio Nobel della fisica di 2 anni fa, che è il fenomeno dell'entanglement. Il fenomeno dell'entanglement ha dimostrato che nell'universo tutto interagisce con tutto, e quindi noi siamo qui che parliamo, ma in quello che stiamo facendo noi c'è dentro anche la Luna, c'è Marte, c'è Giove, c'è tutta l'umanità, c'è tutto quello che sta facendo tutta l'umanità in ogni esperienza che ognuno di noi vive. E quindi Einstein aveva sostenuto, quando negava il fatto che potesse esistere questo fenomeno dell'azione a distanza, aveva proprio messo in guardia l'umanità dicendo: attenzione, perché se questo assioma del principio di località dovesse essere demolito, tutte le basi fondamentali del metodo scientifico moderno crollerebbero. Ecco, ed è quello che è successo. Quindi la credibilità del metodo scientifico moderno, grazie alla fisica quantistica, è stata gravemente compromessa. E quindi adesso è giunto il momento che ognuno si rimbocchi le maniche per andare ad arricchire la sua consapevolezza di tutto quello che non è che ci è stato tolto, diciamo che non ci è stato buttato addosso come tutto il resto, no? Quindi tutto quello che ci viene detto dall'asilo in poi, tutto quello che viene detto dai telegiornali, dall'educazione, dai giornali, ha unicamente carattere di razionalità, quindi di falsificabilità. Non c'è niente che riguarda la spiritualità. Spiritualità è il rapporto con l'invisibile, col mistero e con l'incertezza. Ecco, ricordiamo, per chi pensa che essere spirituali voglia dire andare a messa la domenica, che la spiritualità non c'entra niente con le religioni. Le religioni, anche quelle, fanno parte di tutti i sistemi inventati per controllare le masse. Quindi se tanti non se ne accorgono, proprio perché è difficile accorgersi di qualcosa finché si è coinvolti e si è dentro quella cosa lì. Però noi abbiamo un emisfero cerebrale che la natura ci ha regalato per gestire il visibile, l'osservabile, il ripetibile. Infatti l'emisfero cerebrale a sinistra, razionale, che elabora le informazioni in serie, quindi una dopo l'altra, come un computer, e poi abbiamo l'altro emisfero cerebrale, che invece è quello che le elabora in parallelo, tutto nel presente, nel qui e ora. C'è solo il qui e ora nel presente. E noi, per avere una visione completa della realtà, ci serve che entrambi funzionino. Quindi è come avere il mirino, cioè io ho un emisfero cerebrale che gestisce il presente, tutto che interagisce nel presente, e l'altro che mi fa l'avanti e indietro. Il problema è che l'emisfero cerebrale spirituale, quello del rapporto con il visibile, l'emisfero dell'incertezza, è praticamente privo di informazioni, a meno che uno si sia dato da fare per studiare la filosofia ermetica, oppure anche Jung, ad esempio. Jung sugli archetipi, sulla sincronicità, è stato un genio assoluto, che ha cercato di restituire all'uomo quella parte di spiritualità che è stata annullata con le religioni. Cioè, le religioni sono una razionalizzazione dell'interpretazione dell'esperienza mistica dell'uomo potenziale, che lo distraggono da quella che invece è l'esperienza reale, che è quella che serve ad ognuno di noi per trovare se stesso. E quindi io utilizzo la Luna ad ogni, ovviamente con massimo rispetto e massima devozione, perché la Luna è un archetipo con un'intelligenza infinita, che chiede proprio che chi richiama a sé il suo potere abbia raggiunto quell'equilibrio tale per cui voglia agire per avvantaggiare se stesso, ma per avvantaggiare anche gli altri e l'umanità. Quindi chi si approccia alla Luna solo per avvantaggiare se stesso e non gli interessano gli altri e l'umanità, è possibile che subisca anche qualcosa di spiacevole, no? Quindi noi siamo chiamati come generatori potenziali di felicità, di gioia, di amore, di bellezza, di evoluzione,
a vantaggio nostro, a vantaggio degli altri, a vantaggio dell'umanità, a dare il meglio di noi proprio per avere un effetto migliorativo su tutto ciò che ci circonda, non solo su noi stessi, e la Luna questo vuole. E quindi io mi approccio con la Luna con il massimo rispetto, con esperienze in cui proprio cerchiamo di bilanciare il dare e ricevere, abbiamo sempre un'intenzione, un intento di azione positiva sull'umanità, che in questo momento storico ha molto bisogno di amore e ha molto bisogno di risvegliarsi e ritornare ad accorgerci, ad essere intuitivo. E quindi io la sto utilizzando molto. Ogni luna piena per me è un'occasione di illuminazione. Le persone che mi seguono, che fanno queste esperienze, queste meditazioni guidate con me, possono vivere veramente esperienze di trascendenza e di immanenza meravigliose. Questo per me è bellissimo e sinceramente è una fortuna che noi ogni 28 giorni abbiamo un evento di questo tipo cosmico, così potente, così importante, che può potenzialmente illuminarci. Ed è un peccato che nessuno sappia le cose grandiose che può ricavare dalla Luna. Tu parlavi di femminile sacro, chiaro che la femmina, adesso qui ci sarebbe un discorso da fare da che settimane, però c'è solo per il fatto che tu femmina, cioè la femmina è ciò che partorisce e permette la continuazione della specie, è ovvio che ha una connessione privilegiata con la Divina Madre, con quell'intelligenza infinita, con quell'amor che muove il sole e le altre stelle. E i maschi, infatti, si sono inventate le loro religioni tutte maschili e hanno cercato di penalizzare le femmine più che possono, proprio perché secondo me soffrono di un complesso di inferiorità cronico, perché è inevitabile, cioè questo fatto, cioè ogni maschio è stato messo al mondo da una donna, e quindi il rapporto, se vogliamo interpretare la realtà in modo competitivo, come la razionalità ci impone, ci obbliga, noi gerarchicamente, qualunque figura maschile è gerarchicamente inferiore alla figura femminile. Ovviamente non è che le donne sono tutte illuminate, come dicevi te giustamente, ci sono le Miriam, che sono quelle connesse con la Divina Madre, che hanno una funzione proprio di illuminazione anche sul maschio, ma per la natura e per il mondo. E poi ci sono invece donne che usano il potere che hanno sul maschio per devastarlo, e infatti ce ne sono un po' anche messe così, ma anche questo secondo me deriva dal fatto che siamo stati tutti forzati a avere un rapporto con noi stessi e con la realtà incompleto. Quindi un maschio che ha solo il cervello maschile razionale che gli funziona, bene o male può ancora riuscire ad avere un minimo di successo nella vita, anche se la felicità se la scorda. Però una donna che rinuncia al suo emisfero cerebrale femminile e spirituale, quello della magia, per usare quello maschile razionale, diventa pericolosa, perché comunque le donne in assoluto hanno un potere più grande degli uomini, sia in senso positivo che in senso negativo. Quindi a maggior ragione, secondo me, tutte le donne potrebbero dalla Luna trarre ispirazioni formidabili per trovare il loro equilibrio. Il problema è che lo sai che gli uomini di chiesa le hanno uccise tutte, cioè è stato fatto uno sforzo veramente pazzesco per cercare di spaventare ogni donna verso qualsiasi approccio magico, proprio perché la donna, quando conosce, quando entra in amore con la natura, diventa molto potente, no? E quindi ancora oggi ci sono donne che non se ne rendono conto, ma hanno paura di approcciare questo tipo di realtà, proprio per tutto quello che avete dovuto subire dagli uomini di chiesa. Ecco, chiudiamo una parentesi: i peggiori strumenti di tortura, le peggiori torture mai concepite da essere umano sono state concepite da uomini di chiesa contro donne, e questa cosa qua
è giusto ricordarla perché tanti se la sono dimenticata e quindi se andiamo a vedere nel periodo lì dell'Inquisizione cosa facevano questi uomini a tutte le donne che in qualche modo si mostravano capaci di guarigioni, di curare, di fare cose, cose che sono quelle normali, perché noi siamo esseri che potenzialmente, ognuno di noi può potenzialmente fare i miracoli. Il problema è che per fare i miracoli deve trovare se stesso, deve collegarsi alla sua anima, e noi non siamo stati educati a questo. Noi siamo stati educati ad essere degli stupidi, inconsapevoli, obbedienti a qualunque figura autoritaria. Però, ecco, una notizia bellissima, che ci sono un sacco di giovani che si stanno interessando alla magia, e questa è una cosa bellissima, perché la magia era il massimo della conoscenza a cui si poteva arrivare un tempo, che comprendeva l'invisibile, comprendeva il mistero, comprendeva il mitologico. Quindi torniamo ad arricchire la nostra consapevolezza di queste cose fantastiche e meravigliose, anche perché sono presenti, ci circondano e non possiamo continuare ad ignorarle. Che meraviglia, bravo Fabio, hai toccato tutti i temi che volevo che tu toccassi, siamo in entanglement. Tra l'altro il nostro amico Giorgio Rossi, relatore della libreria esoterica Cavour, ha fatto una puntata meravigliosa sulla Luna, nella quale ha ricordato che la potenza che gestisce la Luna è niente po' di meno che l'Arcangelo Gabriele, e colui che ha annunciato a Maria la nascita del bambino. Quindi la cosa più bella che c'è nel mondo, cioè la gravidanza, il dare la vita, quindi la gravidanza anche della madre. Sai che si sente parlare tanto di mater, madre, ma la madre è feconda, è gioia, è vita. Perché si vive? Qual è il senso della vita? Nessuno. La vita vive, la vita si vive, prospera, si prospera in gioiosità, e questa cosa non te la dice nessuno. Senti, ma io però, per me il senso della vita è evolvere. Noi siamo chiamati a migliorare noi stessi, a migliorare la realtà e a migliorare il mondo. Il problema che siamo stati educati ad evolvere attraverso il dolore, il sacrificio e la sofferenza. Invece la nostra natura, che è quella che abbiamo fin da piccoli, è quella di evolvere attraverso la gioia, attraverso il divertimento, attraverso il piacere. Questo è quello che secondo me noi siamo chiamati a fare: evolvere, migliorare noi stessi, migliorare la realtà intorno a noi, anche perché, sai, tutti quelli che hanno dato un contributo all'evoluzione dell'umanità sono tutte persone che per un motivo o per l'altro a un certo punto della loro vita si sono illuminate, nel senso che si sono accorte di essere anima, e quindi la missione è diventata non più quella solo di essere felici, ma di fare qualcosa per far diventare il mondo più felice, perché noi dobbiamo considerare che in questo mondo ci ritorneremo, e io non posso pensare che ritornerò, rinascerò in questo mondo per trovarmi l'incubo che stanno cercando di realizzare questi criminali da 4 anni a questa parte, di controllo totale, di schiavitù totale. Per cui dobbiamo darci tutti da fare adesso, tirar fuori il nostro potere magico, il nostro entusiasmo, la nostra capacità di creare nuove realtà, di creare nuove possibilità, e di concentrare tutti la nostra attenzione sul mondo più felice in cui vogliamo vivere, anche perché quando ci ritorneremo almeno potremo essere fieri del fatto che abbiamo dato un contributo anche noi per migliorarle, non siamo stati solo lì ad obbedire a questi che non voglio neanche nominare per quello che hanno cercato di fare. Quindi, giusto, noi siamo qui per vivere, ma siamo qui per vivere felicemente e per farci del bene a vicenda. Questa è la nostra natura. Concordo, concordo, nella gioia e nell'entusiasmo. Allora, amici di Focus, io vi ricordo anche che questa puntata è per annunciarvi un meraviglioso congresso che faremo il 1 marzo 2025 alle porte di Milano, al Devero Hotel, raggiungibilissimo con tutti i mezzi. Poi lascerò a Enrico in descrizione il link per accedere, dove questo congresso è organizzato da Entusiasmologia,
Quindi Patron Fabio Marchesi e da Love and Gratitude Giovanni Vota, insieme a Massimo Citro Della Riva, Manuela Pompas, Bernard Rouge, ci sarà anche Fabio Borghini con le sue campane di cristallo che curano e armonizzano, ci racconterà anche del cielo, logicamente, e la sottoscritta insieme a Francesco Polimeni condurrà la ciurma. Sarà un incontro molto importante, io vi suggerisco di iscrivervi ora. Perché nel precedente congresso intitolato Dall'antica spiritualità alla fisica quantistica si è andati a tutto esaurito in poco tempo e quindi poi ci avete bombardato privatamente di mi trovi un posto, mi trovi un posto. Quindi ve l'abbiamo detto prima, noi siamo felicissimi, abbiamo scelto una sala meravigliosa, grande, comoda, con un'acustica perfetta, tutto per voi per creare gioia, bellezza, armonia. Quindi evolvere più di così, Fabio, non so cosa potevamo fare. Infatti. Più di così vi coccoleremo, coccoleremo il corpo, l'anima, uscirete fantastici da questo congresso, anche perché Fabio in presenza è veramente, ragazzi, è tanto, eh. Fabio in presenza a livello energetico, signori, io non pensavo, l'ho visto dal vivo, fa paura, altro che le rock star. Quindi Fabio, mentre i tuoi corsi, ricorda un po', chi vuole il Fabio's World, Sì, dove ti io trova? ho la mia piattaforma www.entusiasmologia.com dove ci sono tutti i corsi che faccio, in particolare ecco, i corsi esperienziali, quelli con la Luna, che quasi tutti i mesi. A novembre ci sarà l'esperienza con la Luna piena in diretta online, a dicembre invece nelle prime 10 giorni di dicembre ci sarà l'esperienza della Luna piena. Dal vivo a Tenerife, sai che io amo andare a fare queste esperienze lì, che il cielo è limpidissimo, e quindi ecco, chi vuole, che interessano queste cose, io organizzo un sacco di eventi che hanno proprio come intento ritrovare la connessione con la nostra anima, anche grazie alla Luna, il rapporto con la Luna d'amore che è quello che possiamo ritornare ad avere come è stato per tutti i milioni di anni che hanno caratterizzato la nostra evoluzione. Sai Fabio, devo dirti una cosa, me l'ha raccontata Giorgio Rossi che ha annunciato prima, che nel contemplare e amare la Luna, questo astro ci regala, ci rimanda 9 volte quello che noi doniamo a lei. Quindi tu immaginati se noi doniamo ammirazione, amore, gioia e portiamo altre persone a contemplarla, lei da un punto di vista ermetico ci ridona 9 volte questo amore. Quindi ragazzi, è generosissima, eh? È meraviglioso, è meraviglioso. Va Ma bene, Fabio. infatti, guarda, che una delle cose meravigliose dell'invisibile, che a noi ci è stato detto che non esiste niente se è invisibile, ma l'invisibile sappiamo che è popolatissimo e le regole dell'invisibile sono diverse da quelle del visibile. Una delle più belle è proprio quella lì, che più dai, più ti arricchisci. Nel visibile più dai agli altri, più ti togli a te. Invece nell'invisibile più dai, più ti arricchisci. E la Luna è proprio la maestra di questo. Grazie, Monsieur Marchesi, tu sei un Grazie miracolo dal cielo, Samantha, grazie di grazie esistere. Enrico, grazie a voi, grazie a tutti, alla Buonasera, prossima. amici di Focus, grazie Enrico, grazie di tutto, vi aspettiamo.
Disidentificazione. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Riconosco e affermo di essere un centro di pura autocoscienza. Io sono un centro di volontà, capace di osservare, dirigere e usare tutti i miei processi psicologici e il mio corpo fisico. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere
è il sé, lo spirito dentro di me. Io sono quel sé sono io. Respirate profondamente e date questo ordine al vostro subconscio. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità.